Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Studio TG, rigorosamente in diretta anche quest'oggi, giornata campale, giornata in cui si parla soprattutto di Fiorentina perché arriva questa sera a Firenze alle 20:45 lo scontro clou della stagione, quello casalingo contro la Juventus, atteso il tutto esaurito al Franchi di Firenze, sono stati ieri messi in vendita addirittura i biglietti che di solito non vengono venduti, ovvero quelli a bassa visibilità. Io ho il piacere di ospitare quest'oggi qui con noi telefonicamente Rialti, firma storica e importante del giornalismo sportivo, riguarda anche la Fiorentina. Rialti, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, arriva la sfida più attesa della stagione di Serie A per la Fiorentina e per i tifosi di Viola, quella contro la Juventus, una Fiorentina che insomma si presenta dopo la buona prestazione di domenica, ma ahimè senza quel Rossi che decise il 4-2 dello scorso anno. E purtroppo l'assenza di Rossi è diventata cronica e quindi è una normalità che non ci sia, adesso ci stiamo anche abituando. Certo è la partita dell'anno, da sempre è la partita dell'anno, è la partita che in qualche modo può regalare la sorpresa, il regalo, il quasi natalizio, visto che siamo anche in prossimità del Natale. C'è un'attesa straordinaria, anche se non ci sono gli autobus, anche se piove, anche se c'è tensione, anche se qualcuno deve cominciare a fare il regalo di Natale, e siamo a un passo da un weekend di solito che viene dedicato proprio a questo. Poi stasera il Franchi sarà pieno, c'è una grande coreografia fatta dai tifosi in curva Fiesole, ci sarà un'attesa formidabile, sarà una partita vera come sempre, una partita che segna, che racconta, che diventa vicenda, novella, mito, quello che volete. Poi dopo questa partita comunque sarà raccontata ancora, specialmente se ovviamente dovesse concludersi come l'anno scorso, dove c'è stata una specie di regia divina, lo spettacolo dello spettacolo, cioè l'essenza, diciamo la partita Chanel numero 5. Insomma, quel 4-2 poi insomma ha prodotto uno strascico. Maturò in un modo straordinario, 2-0 per la Juventus, il netto che si mette a fare i miracoli, la squadra che in qualche modo riesce a restare in piedi, e sul 2-0 poteva essere chiusa da bianconero prima, poi quel rigore 2-1, poi quel gol di Pepito come mezza papera di Buffon, e poi la ripresa ancora, la squadra che continua, il gol, la prendezza del Matador, Joaquin, 3-2, fino a quello che fu il gol epocale, cioè il gol infinito, con la palla non entra più, questa corsa di Quadrado attraverso tutto il campo e tutti lì senza respirare, tutti lì. E io racconto sempre che quel gol lì, quando è arrivato, era già diciamo il gol del sigillo, perché il 3-2 era già stato il momento epico, perché sul 3-2 ci fu un'esplosione pazzesca di una città intera. Di una città intera, e un'esplosione che molti sperano di rivivere questa sera con un tutto esaurito che accoglierà in campo il Quadrado dell'anno scorso, che speriamo possa rifare il miracolo anche dell'anno scorso, e un Gomez ritrovato, rinato, forse rinfrancato dal gol di domenica scorsa. Ma questo dovrebbe essere la grande speranza, è quello che ci ha detto ieri anche Vincenzino Montella, cioè Gomez sta bene, Gomez è come se si fosse liberato, quel gol, bastava andare a rivedere l'attimo dopo quando Mario è rimasto fermo, non si è messo nemmeno a correre, a saltare, non abbia nemmeno urlato, è rimasto lì a assaporarsi quel momento magico del gol più atteso. Con Gomez in più e con un Pepito in meno, ma è sempre la Fiorentina, la Fiorentina che ha ritrovato alcuni giocatori fondamentali, Pizarro, Borja Valero, lo stesso Quadrado, Joaquin, quindi sarà grande partita, è partita vera, il più atteso è sempre Gomez, o questa sera insomma l'attesa è per una prova corale? L'attesa è sempre per la squadra, perché da molti anni la Fiorentina si canta per la squadra, si canta per la maglia,
individualità, forse l'ultimo giocatore che è rimasto era simbolo è stato Battistuta, in parte Rui Costa, da quel momento in poi c'è stato solo la Fiorentina. Certo che Pepito aveva creato le premesse per ritrovare il campione, quello che in parte aveva regalato anche a Adrian Mutu, però Mutu poi aveva questa purtroppo capacità straordinaria di distruggere quello che creava sul campo poi la sera dopo cena. Ma devo dire che Gomez ora ha la possibilità di dare qualcosa in più. Sarà la squadra a farla partire. Sarà la squadra a doverlo dare e Pepito Rossi, insomma, probabilmente sarà in tribuna quest'oggi. Assolutamente sì, credo non ci siano dubbi. Sarà a fare il tifo, speriamo che porti bene come ha portato bene nell'ultima trasferta. Questo lo speriamo, lo sperano i 40.000 del Franchi, c'è attesa anche per la coreografia, perché storicamente con le partite contro la Juventus, insomma, la coreografia è curata nei minimi dettagli, ormai insomma già da una settimana riviviamo anche sui social network i ricordi delle passate coreografie. Sì, anche se io mi complimento sempre con la curva per la capacità pittorica, fu bellissima specialmente la famosa coreografia a un momento di Firenze, però a me che preme di più e credo conti di più è il tifo, al di là della coreografia, un attimo bello, simbolico, appunto coreografico, è il tifo che conta, cioè il Franchi quando vuole può davvero diventare il dodicesimo uomo. E lo fa non facendo coreografia ma facendo un grande tifo. Io mi auguro, al di là della coreografia, sarà sicuramente bella, i tifosi facciano i tifosi e che cantino. E allora insomma un in bocca al lupo a questa Fiorentina per questa sera. Ringrazio Alessandro Rialti, ti auguro ovviamente un buon lavoro, grazie ancora per essere stato con noi. Ovviamente l'attesa cresce su tantissimi fronti ed è, come ricordava anche Rialti, un venerdì importante per questa Firenze, è un venerdì calcistico molto atteso che fa il paio con un venerdì che appunto ci presenta anche lo sciopero dei trasporti su gomma nella zona dell'area fiorentina. Un venerdì che proprio in vista della Juventus ha richiamato le forze dell'ordine per un punto della situazione, perché saranno intensificati tutti i servizi di vigilanza e di controllo per la partita Fiorentina-Juventus che si giocherà appunto questa sera all'Artemio Franchi, ed è emerso dal tavolo che si è tenuto ieri sera a Palazzo Medici Riccardi. Il prefetto Barratta ha voluto fare un ulteriore punto della situazione con i vertici delle forze di polizia. È una partita, ha detto Barratta, che la città sente molto e mi auguro che prevarranno sport e buonsenso. Già alla riunione tecnica in questura sono state predefinite le misure speciali per affrontare il big match, anche sotto da un punto di vista del traffico, visto che appunto, come annunciavo, si svolge lo sciopero del trasporto pubblico locale. ATAF ha garantito la presenza di autobus speciali alla stazione di Santa Maria Novella per il trasporto fino allo stadio dei tifosi che giungeranno in treno. Pullman e auto degli sportivi Narita e Valcaselli, autostradale di Firenze Sud e Firenze Nord, saranno incolonnati e accompagnati da polizia e carabinieri fino al settore ospiti del Franchi. Intorno all'impianto sportivo ci saranno numerose pattuglie per controllare che tutto prosegua senza problemi. 350 gli uomini delle forze dell'ordine messi in campo per questa occasione, più steward sugli spalti e accurato prefiltraggio. Sono stati rafforzati e prolungati i servizi di viabilità dei vigili urbani su tutte le strade principali. Infine il prefetto ha adottato l'ordinanza che vieta la vendita per asporto di alcolici e bevande di qualunque gradazione in contenitori di vetro e lattine. Il divieto che riguarda negozi ambulanti si applicherà dalle 13 di oggi alle 1 di questa notte, sia all'interno dell'impianto sportivo che al suo esterno in un'area ben delimitata. Questo insomma quanto ci aspetta questa sera, oltre ovviamente alla grande emozione che ci regaleranno i 22 giocatori in campo. Andiamo rapidamente con la cronaca, parliamo di una scossa di terremoto che si è verificata tra il Greve in Chianti e Tavarnelle questa mattina intorno alle 8:20. Per fortuna è stata soltanto lievemente avvertita dalla popolazione, perché era inferiore ai 3 gradi della scala Richter, in particolare a 2.8 gradi. Non ci sono ovviamente danni né a persone né a cose, ma il sisma è stato segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Caso Magherini, un caso Magherini, quello con che si divide sempre di più tra politica e cronaca. Vediamo di che cosa sto parlando con il servizio.
Il consigliere regionale di SEL, Mauro Romanelli, ha presentato un'interrogazione per chiedere alla Giunta Toscana e al Comune di Firenze di costituirsi parte civile al processo che si aprirà l'8 gennaio prossimo per la morte di Riccardo Magherini, quarantenne fiorentino deceduto in Borgo San Frediano a Firenze nella notte tra il 2 e il 3 marzo, dopo un fermo da parte dei carabinieri. Non vogliamo anticipare gli esiti processuali, non facciamo processi di piazza, non indichiamo colpevoli perché non è il nostro compito, però vogliamo dare il senso che le istituzioni, almeno per quella parte che noi rappresentiamo, non si chiudono a riccio nei confronti dei cittadini in una sorta di difesa a priori dell'operato delle istituzioni. Per provare a fare un po' di chiarezza sui diritti dei più fragili, Romanelli ha organizzato un incontro in regione, oltre che con Andrea Magherini, fratello di Riccardo, anche con Ilaria Cucchi, che nonostante l'assoluzione di tutti gli imputati per la morte in carcere del fratello nell'ottobre del 2009, ha deciso di non mollare. Se non otterremo giustizia qui andremo alla Corte Europea, perché la verità è chiara agli occhi di tutti: se la giustizia non è in grado di essere davvero giusta e davvero uguale per tutti i suoi cittadini, beh, vorrà dire che l'Italia per l'ennesima volta farà una brutta figura e risponderà di questo. Chi invece confida ancora nella giustizia italiana è Andrea Magherini. Perché a differenza di altri casi, quello che succede a Riccardo succede in una strada popolata, dove ci sono persone affacciate alla finestra, persone per strada, ci sono dei video, c'è un'autopsia dove si parla di asfissia, di soffocamento. Io dico, più di così, non so cosa si debba portare, ecco. Queste le ultime sul caso Magherini, però da un punto di vista più strettamente politico che non quello legato alla cronaca. Abbiamo parlato ieri dell'IMU, di questa spada di Damocle che insomma in qualche modo pendeva soprattutto sui terreni, sui possessori di terreni agricoli, perché insomma con la revisione di questa tassazione i comuni potevano essere costretti appunto a reinserire, reintrodurre l'IMU per questi soggetti. Ne abbiamo parlato ieri con il presidente di Uncem Toscana, Oreste Giurlani, che ospito con piacere quest'oggi. Oggi ancora in collegamento telefonico, perché sono arrivate le tanto attese novità. Giurlani, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Lo auspicavamo ieri, la novità insomma positiva del rinvio è arrivata, non si ferma la discussione, però se non altro, almeno per la prossima scadenza, è un sospiro di sollievo. Sì, diciamo che c'è un risultato parziale, cioè nel senso che per i cittadini e per le imprese c'è un sollievo, perché non dovranno pagare l'IMU il 16 dicembre perché è stata rinviata nel 2015. Quindi avremo modo di rimettersi al tavolino e verificare bene cosa consiste, qual è la pressione che va sui cittadini e sulle aziende. Quindi c'è un lavoro, dico parziale, perché purtroppo i tagli fatti ai comuni il 28 novembre restano, e quindi noi abbiamo in Italia quasi 3.000 comuni che rischiano il dissesto di bilancio se il governo non restituisce quelle somme che ha tagliato, che dovevano dare ai cittadini. Ecco, insomma, quindi fondamentalmente c'è sempre questo timore di vedersi ripresentare il provvedimento già insomma dai prossimi interventi governativi. Sì, noi abbiamo chiesto l'Uncem in particolare, perché rappresenta la montagna e i territori rurali, ma anche l'ANCI insieme a noi, abbiamo chiesto un tavolo urgente al governo, perché anche nella reedizione della local tax, che sarà la nuova tassa del 2015 che dovrebbe raggruppare IMU e TASI, che si faccia in modo che sui terreni agricoli, sia montani che rurali, non ci venga messa questa imposizione, perché noi dobbiamo favorire l'agricoltura e soprattutto non possiamo pagare coloro che hanno i terreni nelle zone montane, visto che da tutti dobbiamo dire che bisognerebbe premiarli, non tassarli. Quindi noi su questo faremo un'azione forte, e diciamo che se c'è necessità ci mobiliteremo tutti i comuni per far capire al governo che bisogna cambiare strada. Soprattutto in un periodo come questo, perché dicembre insomma è sì il mese delle tredicesime, lo conoscevamo così, ma è diventato anche il mese delle scadenze, perché ce ne sono tantissime ormai che arrivano al 16 di questo mese, proprio sì, a livello di tassazione. Diciamo che dicembre è un ingorgo fiscale incredibile, tanto che noi stiamo chiedendo nella riforma della tassazione locale, nella local tax, al governo di cambiare i meccanismi, quindi non si può arrivare a fine dell'anno, al 16 dicembre, a far pagare ai cittadini tutta quella roba, sia a livello di tasse locali, sia a livello di tasse nazionali, che ingolfa tutto e soprattutto mette in condizione i cittadini di non passare un Natale dei migliori. Ecco, quindi bisogna cambiare modalità e tempistica e semplificare molto, e il cittadino deve sapere all'inizio dell'anno
quant'è le tasse che devono pagare durante l'anno per fare una programmazione o familiare o aziendale corretta e precisa. Sicuramente, insomma, resteremo ovviamente in contatto anche per questo argomento. Io ringrazio il presidente di Unicef Toscana, Oreste Giurlani, per essere stato con noi. E proprio su questo argomento si è espressa anche la Coldiretti, che ritiene positivamente, che ha giudicato positivamente il rinvio, ma chiede ovviamente anche in questo caso nuovi criteri. Il governo dice ha immediatamente colto la necessità del rinvio del pagamento dell'IMU agricola e della definizione di un adeguato criterio per la delimitazione dei terreni agricoli interessati. Ad affermarlo è Coldiretti Toscana, dopo l'annuncio del sottosegretario all'economia Paolo Baretta sul fatto che il governo sta provvedendo ad una modifica della modalità relativa all'applicazione del decreto legge relativo all'IMU agricola, con l'obiettivo di rinviarne il pagamento stabilito per il 16 dicembre 2014 anche al fine di rivederne i criteri applicativi, né sottolineare l'importanza di confermare la fondamentale scelta di differenziare l'imposta a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Coldiretti ricorda che proprio poco tempo fa aveva lanciato l'allarme sul fatto che la scadenza ravvicinata del 16 dicembre violava il principio della collaborazione sancito dallo statuto del contribuente. Era stata anche denunciata la disparità di trattamento legata alla scelta di far pagare l'IMU sui terreni in base all'altitudine in cui si trova il palazzo comunale, con l'effetto che campi confinanti appartenenti addirittura allo stesso proprietario avrebbero avuto tassazioni differenti. L'incoerenza del criterio di calcolo aveva generato tensioni, addirittura c'erano state le dichiarazioni proprio di uno dei sindaci dell'area fiorentina, il sindaco di Firenzuola Scarpelli, che aveva detto: beh, a questo punto sposto il municipio più in alto, visto che il comune mi consente comunque sia un'altitudine per relativa alla presenza del palazzo comunale a quella determinata altitudine per l'eventuale esenzione. Bene, io lo sposto per permettere il non pagamento da parte dei terreni agricoli sul territorio. Insomma, una provocazione che si aggiunge probabilmente alle altre, ma che evidentemente in qualche modo segnala l'esasperazione su cui si basa, insomma, il contatto anche con i cittadini da parte dei sindaci. Cambiamo decisamente argomento, vediamo le immagini, richiedo le immagini. Noi siamo andati questa mattina con i nostri operatori all'Onda, comune della provincia di Firenze. Chiedo alla regia cortesemente di mostrarci le immagini. Siamo andati all'Onda perché, insomma, l'Onda è un comune della provincia fiorentina situato ed ubicato praticamente in una gola tra due montagne, con un campo da calcio, come vedete, che insomma è appoggiato in qualche modo al costone, ed è tra un fiume ed il costone di roccia. Ebbene, questo costone di roccia si è staccato, era uno spuntone di roccia che si è staccato, sembra nella notte, fortunatamente, quindi quando sul campo non era presente nessuno, sul campo da calcio non era presente nessuno, nella notte tra mercoledì e giovedì erano già presenti delle reti, quindi insomma dei distacchi, se non altro di piccoli sassi, si potevano comunque già essere verificati in passato. Non è stata avvertita dalla popolazione la frana, in questo caso il distacco, è stato soltanto notato la mattina successiva. Come potete vedere, il campo è ovviamente inutilizzabile, le rocce hanno in qualche modo ricoperto parte di una delle due panchine dove appunto vengono ospitati i giocatori. Quelli che vedete azzurri sono gli spogliatoi della SD Londa, sono ovviamente attualmente un impianto che non potrà essere utilizzato. Il costone deve essere messo in sicurezza, la ditta è stata chiamata per un sopralluogo, ha effettuato un sopralluogo anche in cima al costone per verificare se debba essere necessario un ulteriore distacco forzato di materiale per poterne garantire un'ulteriore sicurezza. Deve essere poi rimosso, ovviamente verranno poi probabilmente riposizionate le reti che, come vedete dalle immagini, erano già presenti. La zona è delimitata da ulteriore recinzione, ovviamente insomma il Londa in questo caso non potrà giocare sul campo. Fortuna vuole che la SD Londa 1974 non dovesse giocare in casa questa domenica, aveva infatti due partite consecutive fuori casa, dovrà giocare in casa l'ultima partita prima della sosta del campionato da un punto di vista appunto della sosta, e andrà a giocare probabilmente, come ci è stato in qualche modo accennato da coloro che abbiamo incontrato nel corso di queste nostre riprese, probabilmente andrà a giocare sul campo di San Francesco. Si stanno sempre frazione di Pelago e sempre nella Val di
Sieve, si stanno valutando in questo caso tutte le opzioni disponibili. Come vedete dalle immagini, la quantità di terra franata è stata piuttosto abbondante. Queste sono le reti di protezione che erano state apposte al costone, che sono state trascinate a valle insieme a tutto il materiale, sassi, terra, alberi e vegetazione. Le partite successive, come dicevo, invece alla sosta del campionato saranno due partite fuori casa, perché l'Onda andrà fuori casa per l'ultima del girone di andata e tornerà fuori casa per la prima del girone di ritorno. Quindi insomma la prima partita casalinga dovrebbe essere intorno alla seconda metà di gennaio. In quel caso insomma sperano tutti che il campo possa essere stato ripristinato per un corretto uso. Questa è testimonianza senz'altro e se non altro del dissesto e delle abbondanti causato insomma anche dalle abbondanti piogge degli ultimi mesi e delle ultime settimane. Probabilmente infiltrazioni hanno causato e provocato il distaccamento di questa parte di costone che si è abbattuto sul campo sportivo di Londra, per fortuna in un momento in cui all'interno della struttura non era presente nessuno. Cambiamo decisamente argomento, andiamo rapidamente invece al 118 che ieri ha protestato a Firenze, ha protestato per una mancanza di stabilizzazione dei precari legati al servizio di emergenza sanitaria. Vediamo il servizio, ma ascoltiamo soprattutto le parole di coloro che hanno protestato davanti alle sedi del Consiglio regionale. Manifestazione ieri a Firenze davanti alle sedi della Regione Toscana. Scendere in piazza con striscioni, fischietti, sono stati i medici del 118 che chiedono il rispetto da parte della Regione Toscana delle promesse fatte molto tempo fa riguardo alla stabilizzazione dei precari del 118 e delle emergenze. Perché siete qui oggi? Per rivendicare quello che la Regione Toscana, dopo oltre 2 anni di trattativa, ci ha negato, e cioè una stabilizzazione di una fetta importante di medici 118 che sono precari, ormai da troppi anni, e per una stabilizzazione dell'intero settore che grava in condizioni estremamente precarie e difficili. Siamo qua per protestare nei confronti della Regione che non ha mantenuto la promessa di stabilizzare i precari del 118, persone che lavorano nel sistema da più di 5 anni ormai, e di transitare tutto il sistema alla dirigenza. Al momento abbiamo 5 tipologie contrattuali diverse e per medici che svolgono tutti lo stesso identico lavoro, il lavoro del medico di emergenza. Questo porta a una frammentazione, a una disparità di diritti, a una differenza di trattamenti, laddove invece il lavoro che svolgiamo è uguale per tutti. Andiamo ad Arezzo per segnalare un singolare ritrovamento effettuato dai carabinieri sul pulmino delle badanti in viaggio lungo la E45. I carabinieri di Sansepolcro hanno in particolare sequestrato 4 cuccioli di Siberian Husky importati clandestinamente dalla Romania. La sorpresa, si legge, è stata tanta quando nell'ispezione dell'abitacolo di un'autovettura trasportata a bordo di un carrello trainato da uno dei tanti pulmini delle badanti che fanno la spola tra Romania e Italia, i carabinieri di Sansepolcro hanno avvertito dei flebili guaiti provenire da una piccola gabbia in parte occultata sotto una coperta. All'interno c'erano 4 splendidi cuccioli di Siberian Husky che i carabinieri hanno recuperato prontamente e trasportato presso la loro tenenza. Lì li hanno visitati i veterinari dell'ASL accertando che erano nati da poco più di un mese, che erano stati importati illegalmente perché non avevano 3 mesi di vita e non erano stati vaccinati contro la pericolosa rabbia canina. I piccoli ospiti della tenenza sono stati sequestrati ed affidati in custodia alla responsabile del canile di Sansepolcro. Tra un mese, dopo il nulla osta della Procura della Repubblica di Arezzo, potranno essere dati in adozione. Il proprietario del furgone è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per importazione clandestina e maltrattamento di animali. Andiamo in Regione Toscana, dove ieri si è parlato di iniziative contro l'illegalità o iniziative contro le infiltrazioni mafiose di cui abbiamo parlato abbondantemente anche nelle scorse settimane. Progetti della Regione Toscana, ne abbiamo chiesto titolo, ne abbiamo chiesto i dettagli alla vicepresidente della Regione Stefania Saccardi. Ascoltiamo le sue parole. Vediamo... Non c'è dubbio, i fatti di questi giorni poi ce lo dicono in modo particolare.
e noi riteniamo in questa regione che si debba partire dalle scuole, si debba partire dall'educazione delle persone, si debba partire dalla diffusione fin da piccoli di una cultura della legalità che abbraccia tanti aspetti, che abbraccia ed è uno dei progetti che hanno vinto l'uso consapevole del denaro, che abbraccia la sensibilità verso tutti i fenomeni di mafia o di malaffare che possono inserirsi nella pubblica amministrazione o comunque nella vita comune delle persone, che comunque ricorda anche il passato del nostro paese, perché c'è anche un progetto finanziato che ricorda le grandi stragi che hanno attraversato questo paese. Abbiamo investito su questi progetti 67.000 euro insieme a tante associazioni, insieme ad Arci, insieme a Libera, insieme alla cooperazione, per diffondere appunto nelle scuole questo concetto e questa idea sugli stili di vita. Noi alla fine abbiamo la responsabilità non solo di formare attraverso la scuola ottimi tecnici, ma persone in grado di vivere in modo consapevole e corretto nella nostra società, nel nostro paese. L'investimento sui giovani è sempre un investimento doveroso, soprattutto quando si aprono i giornali e si leggono alcune cose che ovviamente anche i ragazzi hanno la tendenza a leggere. Bisogna spiegargli che non si vive così, non si deve vivere così, e se vogliono una società che premi il merito, che premi le persone per bene, che lavorano, bisogna tutti insieme lavorare perché le cose possano essere cambiate. Noi facciamo un piccolo investimento, ma importante, attraverso l'ufficio scolastico regionale e attraverso le associazioni, per poter diffondere nei giovani questo tipo di mentalità. Queste le parole di Stefania Saccardi. Cambiamo argomento, ci avviamo al termine del nostro appuntamento giornaliero con Studio TG, che tornerà in onda martedì prossimo, sempre alla stessa ora alle 12.30. E l'ultimo argomento è quello con il traffico e la viabilità nella nostra regione, perché parliamo soprattutto, e vi ricordiamo che è in corso lo sciopero di 24 ore per quanto riguarda il trasporto locale, tutto il pomeriggio sera di oggi. Con la partita Fiorentina-Juventus si raccomanda ovviamente di prestare attenzione. Riguardo alla mobilità e alle modalità dello sciopero, ricordiamo che ATAF Gestioni è in sciopero dalle 15.15 alle 23.15, Linea Gest dalle 9.30 alle 17, Bus Italia e Autolinee Toscane dalle 14.30 alle 22.30, per Trasporti Toscana SRL, Autolinee invece l'orario è dalle 15 alle 23. Gli operai e gli impiegati invece sciopereranno nelle ultime 4 ore del turno, quindi si raccomanda di prestare attenzione ovviamente a quelli che sono gli orari di questo sciopero, che insomma creano un pochi problemi soprattutto per la concomitanza con eventi importanti. Andiamo anche a Firenze a parlare di tranvia, perché sono state definite le procedure accelerate secondo incontro convocato dal Comune di Firenze per l'accelerazione delle procedure relative all'autorizzazione dei cantieri della tranvia. Si è svolto un incontro decisivo che ha fatto seguito alla prima riunione del 27 novembre, in cui sono state eliminate tutte le difficoltà connesse al rilascio delle autorizzazioni relative alla cantierizzazione della tranvia. In particolare sono state definite le procedure per il rilascio delle deroghe al rumore e per gli scarichi in fognatura. Vediamo invece il TG Traffico e la mobilità in Toscana. Un saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Infipili rallentamenti per lavori tra Cascina e Navacchio Visignano per chi viaggia in direzione mare. Per le strade statali su raccordo Siena-Firenze l'entrata Poggi Bonzi è chiusa per lavori in direzione di Siena. Per cantieri segnaliamo inoltre scambio di carreggiata tra Colle Valdelsa Nord e Poggi Bonzi ancora una volta verso Siena. Le segnalazioni sono valide fino alla mezzanotte di stasera. Ci spostiamo sulla statale 12 della Betone del Brennero, possibili rallentamenti per smottamento al chilometro 51,8 all'altezza di Bagni di Lucca. In chiusura ricordiamo che è in corso uno sciopero del trasporto pubblico locale a Firenze e provincia. Sui nostri canali social il dettaglio delle aziende interessate e delle modalità di adesione. Per ora è tutto, buon viaggio!
E ci fermiamo anche con la Studio TG, io vi do appuntamento questa sera alle 19 con Amalacoda per parlare di ambiente, di cave, di territorio, di piano paesaggistico insieme al presidente di Legambiente Toscana Fausto Ferruzza, insieme all'esponente di Fratelli d'Italia Marcheschi in consiglio regionale. Studio TG torna come detto invece martedì prossimo alle 12.30, buon fine settimana.